Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Lucas e siamo qua oggi in una giornata, come vedete, non favorevole ai giri in moto, ma noi siamo poco studiati e la cosa ci interessa ben poco. Oggi, signori, è un tranquillissimo sabato e noi con Giorgia, che è qua dietro, penso tipo la vediate, vorremmo andare verso Livigno passando per l'Aprica e poi tipo al ritorno avremmo dovuto fare Aprica e Gavia, però non so cosa succederà in quanto danno temporali sparsi. Ad esempio qua a Bergamo fra mezz'oretta dicono che dovrebbe venire giù il finimondo e noi speriamo di no. Prima che inizi il video, comunque sia, vorrei ricordarvi che sarebbe molto simpatico attivare la campanellina per essere sempre aggiornati su ogni mia pubblicazione ed iscrivervi ovviamente al mio canale. Ehi, ciao Nuvola! Ehi, ciao! Dobbiamo andare proprio di lì, sai? Ci vediamo a dopo. Sì, vieni qua, vieni qua, ti aspetto. Mi raccomando, per favore, non fartela sotto mentre passo io, eh? No, ma che, non ti preoccupare. La mano spastica. Informazione di servizio: abbiamo le gomme nuove, hanno solo cera, quindi non faremo grandi cose, quantomeno finché non le puliamo. Solito punto di ritrovo con Fabri. Fabri c'è? Fabri non c'è. Intanto che come al solito aspettiamo Fabri, vorrei darvi questa bruttissima notizia. Sì, ragazzi, l'ho fatto. Per andare a Livigno ho messo il DB Killer. Non è bello, quindi se sentite poco la moto, non ha la febbre, bensì abbiamo messo il Baby Killer. Ciao. Bene, anche Fabio è arrivato. Adesso ci toccherà fare un bel po' di strada statale, provinciale, superstrada, strada bellissima. Hi guys, siamo appena usciti nell'uscita di non so cosa, forse tipo Edolo. Abbiamo incontrato questo stormo di ciclisti incagniti che non sono in fila indiana. Adesso entreremo nei soliti paesini caratteristici che ci porteranno al bivio fra Aprica e Tonale. Ne dovremo farle ovviamente l'Aprica. L'unico dettaglio tecnico, signori, che tipo lì non è tanto bello il cielo, neanche un po', di là un po' sì, verso di lì, però verso di lì no. E io spero che non dovremo andare di lì in linea d'aria. Tra l'altro io e Giorgia abbiamo deciso saggiamente di non portarci lo zaino e quindi di non portarci nemmeno dei kiwi. Ciao sole, stai con me per favore. Andiamo su alle robie. Bene signori, stiamo salendo alla Aprica. Lì c'è un nuvolone nero, ma lì è bianco, quindi cioè boh, vale a capire il tempo. Tra poco le strade diventeranno abbastanza più fattibili, anche se questa qua non era neanche male effettivamente. L'unica roba è che potrebbe sembrare, a parte che c'è qua uno in quattro frecce in un posto poco consono, e vabbè, sa che è rimasto senza benzina. Potrebbe anche sembrare che ci sia l'asfalto un po' umidiccio. Questo qua tra l'altro è il mio primo giro dopo 3 settimane di inattività o 2, una roba del genere. Mi sembra di non saper guidare la moto. Anche qua si può andare. C'è un sorpasso pulito possibilmente. Vediamo se arriva qualcuno. Via via via. Bello, allarghiamo, poi stringiamo. Vai. Frena, frena, frena. Chicane. Ancora? Sì, questa com'è non la so, è stretta con buche, terra, all terrain, la Z800. Vabbè, comunque poi su di giri anche col DB Killer la ZT si fa sentire. Scala anche doppietta, buche. Aspetta che qua entriamo in città, piano piano. Aprica, buongiorno, siamo arrivati anche noi. Adesso dobbiamo cercare un bar perché siamo in giro senza colazione e non è bello.
prostata. Prostata. Buongiorno. Bello far colazione alle 11. No, neanche un po'. Bene, dopo 12 euro per una colazione in due, vorrei specificare solamente 12 euro, adesso possiamo ripartire. Attenzione, barca in movimento. Eccomi. Bene, aprica 1200 metri, bene. Adesso dobbiamo andare, mi sa, nell'occhio del ciclone, perché praticamente lì c'è scuro. Adesso dovremo fare l'aprica scendere, che è molto molto figa, anche se a salire è più bella. E poi dovremo arrivare a Livigno, che è proprio qua vicino, e fare la pappa. C'è freschino, sai? Questa è la locale, sai? Guarda cosa si fa per YouTube, si va a prendere l'acqua, eh. Oh, cazzozze carabinieri. Ha sporto la testa, l'hai visto? Fate che sento continuamente tic tic tic, non vorrei che siano goccioline d'acqua. Ne ho vista una qua, e una mi è entrata dentro il casco, inizia a piovere, merda, porca miseria. Allora, finché c'è asciutto ce la godiamo. Chicane, uno, due. Però qua c'è anche umidicio in terra. A questo, via, yeah. Pure questi grandi, piano piano che c'è umido. Belli. Grazie socio. Ragazzi, ringraziare sempre con la gambina quando vi fanno passare. Ma sì, ma che cazzo ne frega, abbiamo le gomme da bagnato noi. Ah, ma sono nuove, c'ha tanto intaglio. Comunque, signori, teoricamente adesso sì, la stiamo prendendo. Però entro poco tempo dovremmo arrivare nel punto in cui non piove. Oddio. No, raga. Italia con la sbarra. Raga, questo è il punto di non ritorno. Dogana. Oddio. Segno della croce, adesso lo facciamo subito. Dogana di Campocologno, Svizzera. Non so perché, ma si vede che siamo arrivati in Svizzera. Signori, segno della croce e andiamo avanti. Facciamo pochi gioppini, che qua da fare i gioppini in Svizzera non è proprio ideale. Stiamo belli quieti quieti. Cioè, no, Fabri, questa cosa qua. Fabri, vorrei tenere un basso profilo, se permetti, binario. Brutto. Ah, c'è binari così scoperti? Madonna, ma che paura. Io ho brutte esperienze con i binari scoperti, eh. Raga, c'ho un'ansia, vi giuro. C'ho un'ansia. Ciao, siete vivi? Sono tornati vivi loro, forse. Allora, il Fabri mi aveva detto che lago fosse questo qui, ma attualmente non me lo ricordo. Guardate che storia sta stradina qua. Mica male. Con sto sfondo. Che storia! Se questa qua fosse stata in Italia, questa strada qua sarebbe stata una pista. Così a occhio e croce, eh. Ah, cazzo, bisogna andare sul binario. Dentro bene. Via così, ok. Ragazzi, binario e moto non vanno d'accordo. Non mi ha cagato. Perché in Italia quando fai così ti suonano. In Svizzera no. Allora, non so dove siamo. Bella quella cascata lì. Oh, folli. Cos'è sta cosa? Oh mio Dio, enduro. Porca zozza. È uno sballo. Questa strada qua non mi convince. Non ci si può andare perché sono tutte curve che a un certo punto stringono. Guarda questa qua. Ma che roba. Per 8 km e mezzo, attenzione, vacche in strada. Svegliamo tutti gli animali qui. Via, via, via. Sessione foto fatta. Possiamo andare, inizia a piovere, porca zozza. Vai, 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 vai. Piove, cazzo. Scappa dall'acqua. Via, 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 via. Ups. Ma che storia. Ma che roba. Però piove, cazzo! Merda, dovevamo farla qua, effettivamente, qua. Sessione foto fallita, allora.
mettiamola così. Guarda che roba, ma che curvoni sono. Raga, sembra tipo di salire allo Stelvio praticamente qua. Veniteci, ma fate i bravi. Guarda quanto briciolino che c'è qua. Dove siamo arrivati qua? Italia, Italia, c'è la bandiera, cazzo. C'è la bandiera, forcola di Livigno. Ritorniamo in patria. Ah, belli. Italia, che figata, appunto, che figata. Comunque prima o poi dovremo fermarci per mangiare, per pranzare. Però io non so dove voglia fermarsi il Fabri. Buongiorno Livigno. Fabri, immagini bene che so. Dobbiamo in piatti per quattro. Dove sono le donne? Scemi. Dove sono le donne? No, figa che sbatti portare il kiwi, ma mica metto lo zaino per portare il kiwi. No, no. Vai tranquillo, ma va, porterò mica lo zaino, io che sbatti lo zaino.